la Piero Gibardo, Luca Marchegiani, grande giocatore, grande commentatore, siamo prontissimi a raccontarvi questa sfida. Ciao a tutti gli appassionati di calcio, oggi ci divertiremo sicuramente. Andare a vedere lo schieramento delle due squadre in campo. Siamo pronti al calcio d'inizio, ovviamente bisognerà capire quanto la pioggia potrà condizionare la gara. Tutti concentrati, la partita inizio. Buona lettura difensiva, cross respinto. Dentro. Cerca la porta. Palla deviata dal difensore, finisce in corner. Può arrivarci di testa, non ha trovato, mette la palla dentro, messo fuori dalla contraerea, l'impegno decisivo della difesa, continua a correre, butta verso l'area, nulla di fatto, ha colpito bene e indirizzato il pallone nello specchio, ma l'estremo difensore ha sventato la minaccia. Pallone ancora lì. Pallone che viene bloccato. Ecco il retropassaggio. Non aveva nessuna possibilità di giocare. Che opportunità. È al posto giusto. Grande intervento. Arbitro dice che può bastare, si chiude così il primo tempo. Non è stato certo. Toni. Partiti, è iniziata la seconda frazione. Si ripartirà con una semplice rimessa laterale. Viene assegnato l'angolo. Con il possesso del pallone sarà probabilmente il ripiego del portiere, sarà semplice rimessa dal porto. Occhio all'occasione, buon tentativo fra i difensori, ha visto uno spazio, il quarto gol della ripresa. Velocissimo sulla fascia laterale, sesso prolungato ma senza sbocchi. Ecco che ci prova. Va sulla fascia, è inarrestabile. Cross allontanato, niente di fatto. Ci prova. Dovrebbero essere davvero più concreti. Scarica il tiro. Buon tentativo che non va. Il tiro era pericolosissimo. Se non fosse stato per il portiere sarebbe sicuramente entrato.
Lobo. Fenomenale, palla al piede. Non riescono a trovare il colpo risolutore davanti alla porta. Riconquista il pallone. Lobo. E c'è la rete e passano in vantaggio. È difficile pensare che adesso possano recuperare. Sembrava un pareggio annunciato, invece hanno colpito all'ultimo istante. Si sono completamente dimenticati. Ecco il fischio finale, un finale di partita incredibile, un verdetto amaro o bellissimo a seconda dei punti di vista. Ci hanno messo tutto il primo tempo a prendere le misure agli avversari, ma nella seconda metà della gara hanno colpito in modo implacabile. Siamo ai titoli di coda, grazie a tutti, un saluto a Luca Marchegiani anche da parte mia.